amici appassionati di Serie C, ben trovati da Stefano Luteri. Dopo tanta attesa, dopo tante parole, dopo tanti punti interrogativi, la Serie C riparte e riparte anche qui in terra etnea con la sfida fra Catania e Paganese. Uno, attenzione intanto a Silvestri, palla all'indietro, deve uscire Santuro e calcio di rigore. Calcio di rigore per la Paganese. Un colpo di testa un po' troppo debole da parte di Silvestri, l'uscita di Santurro. Nel frattempo è arrivato Isai, il mancino del numero 26. Sulla linea fermo, prende Santurro, arriva il fischio. Guadagna la rete! Il vantaggio della Paganese, Giuseppe Guadagni. Sul punto di battuta, traiettoria a uscire. Parte il destro di Dall'Olio, il colpo di testa. È stato Silvestri a incocciare bene. Poi Bramati che si lascia cadere, ma non c'è più tempo. Arriva il duplice fischio del signor Perenzoni. Dunque finisce qui il primo tempo a sorpresa. In vantaggio la Paganese al Massimino, al quarto d'ora. È stato Guadagni l'avanzata da parte di Carotenuto. Un movimento che non c'è da parte di Guadagni. Adesso palla al piede per il mancino, dribble Reginaldo, ancora Guadagni all'interno dell'area, sempre Guadagni l'uscita. Arriva il fischio, l'arbitro sulla linea di battuta, adesso si sposta, parte Dall'Olio col destro Fasan, palla ancora viva, il controcross e poi il colpo di testa, termina sul fondo, è stato Sarao. Sono tutti lì in un fazzoletto. Parte Vicente sul primo palo, il colpo di testa, la rete! Il pari del Catania! E Clayton a prendere il tempo, a siglare il gol del pari, proprio quando scocca il 90° minuto. Catania 1, Paganese 1, il gol di Clayton. Quarto ammonito della Paganese, stanchissimo, buona volontà, ma arriva proprio adesso il fischio del direttore di gara. Dunque si chiude con nessun vincitore, nessun vinto, la sfida fra Catania e Paganese al gol di Guadagni al 15° del primo minuto su calcio di rigore, ha risposto all'89° il colpo di testa di Clayton.